come vediamo il sestetto titolare al quale si affida Luigi Ferraro è un sestetto un attimo rivisto, inusuale rispetto a quello che i nostri fan, i nostri supporter sono abituati a vedere. Luigi Ferraro in regia schiera Carolina Marini, opposta Ramona Valchierai, schiacciatori un Erika Ciavattini e Sara Biagioli. Erika Ciavattini che di solito siamo abituati a vedere come opposto. Al centro andiamo con Elena Ciavattini e Alessia Brillo. Libero la nostra Laura Santerini. È tutto pronto, il pallone è in mano all'antico pastificio umbro. Va in ricezione Sara Biagioli, apre in banda, interviene Valchierai, un primo tempo che non passa, credo un 4 tocchi, ma Erika Ciavattini si fa trovare comunque presente. 1-0. Marini al servizio. Marini serve un salto float che esce. Totale parità. Sempre in ricezione impegnata Sara Biagioli, si apre dietro per Ciavattini. Le ragazze credevano appunto che il pallone fosse caduto, che ci fosse un punto appunto per l'RP Grosseto, si lasciano sorprendere. E il punto va in realtà alla squadra avversaria. Viene chiamata un'infrazione. Un fallo, un'invasione, probabilmente nel nostro centrale. Continua il momento positivo di inizio gara dell'antico pastificio umbro. Presa la prima azione molto lunga del match, interrompe subito Erika Ciavattini, mette palla a terra, si accorciano le distanze, 3-4, ci scusiamo perché il punteggio purtroppo non riuscirete a vederlo al momento, ma ci sarò io che commentando la partita vi terrò aggiornati. Salto spin per Ciavattini, purtroppo il suo servizio va a rete. C'è un errore in ricezione proprio della stessa Ciavattini. Viene impegnata in ricezione Santerini, apre dietro, serve in maniera facile Valchierai, si regala il pallone all'antico pastificio umbro, ma lo fanno anche loro, appoggia Ciavattini, in questo caso Marini per Valchierai. Si continua a giocare.
E qui l'antico pastificio umbro impegna per la prima volta in pipe il suo schiacciatore. Il pallone viene chiamato fuori dall'arbitro. Ed è out il servizio anche di Elena Ciabattini. Due servizi consecutivi al momento per RP Grosseto, regalati totalmente all'antico pastificio umbro. Non dobbiamo far prendere appunto le distanze a questa squadra che ha fame di punti per la classifica. E vediamo, si gioca in primo tempo con Brillo che però non riesce a passare. Primo tempo tecnico chiamato da coach Ferraro. Si rientra in campo, ancora impegnata Biagioli, ricezione, la stessa Biagioli che va a attaccare, un buon pallone in diagonale che sorprende la difesa avversaria. Il punteggio è di 4 per RP Grosseto, 8 antico pastificio umbro. Che ha nella difesa Santerini, ma spedisce il pallone nella parte avversaria, qui in qualche modo Marini per una fortunata Biagioli che utilizza un cut shot che non riesce ad essere tenuto dalla squadra di Foligno. Un altro punticino, quindi 5-8 in battuta sempre Valchierai. Pallonetto, ma c'è Valchierai. Chiama un fallo, un'invasione, il secondo arbitro, e quindi ci avviciniamo sempre di più. Qui c'è una buona battuta di Valchierai che trova l'ace. Tempo tecnico, questa volta chiamato giustamente dall'allenatore dell'antico pastificio umbro, dato il break di Valchierà in battuta. Un servizio corto questa volta di Valchierai che impegna lo schiacciatore avversario, si riesce a difendere. Marini apre dietro in seconda linea per Valchierai, aiutata dal nastro. E va, tenta di andare a difendere questo attacco Santerini in palleggio, purtroppo non riesce a tenere. Esce da questo break l'antico pastificio umbro a 9 punti. Mentre l'RP Grosseto insegue a 7 punti. Ricordiamo primo set per chi si fosse sintonizzato ora con noi. Ancora Biagioli impegnata in ricezione. Marini in fast, manda Brillo. La pipe la legge bene Santerini. Si serve Biagioli ancora in diagonale. Difende l'antico pastificio umbro. Questa è una palla un po' corta. Ci siamo anche noi in difesa.
con Marini che serve ancora Biagioli con un pallonetto lungo, ma ci arriva la difesa avversaria. Free ball per l'RP Grosseto, vediamo Marini come tenterà di giocarlo, tenta di farlo di prima intenzione, tiene ancora la difesa di Ciavattini e questa volta un grande pallonetto di Marini, mette palla a terra. 8 per la squadra ospite, l'RP Grosseto, 9 punti per l'antico pastificio umbro. Biagioli, un servizio lungo, in qualche modo il palleggiatore di Foligno, serve il suo schiacciatore che tira out l'attacco. Totale parità, RP Grosseto che era partita con 4 lunghezze da recuperare, ora 9 pari. Biagioli, assalto float, stavolta il palleggiatore di Foligno che ci prova, ma riusciamo, andiamo ad attaccare con Erika Ciavattini, un cut shot, ci arriva Ciavattini, questa volta Marini serve Valchierai dalla seconda linea, si continua a giocare, esce questo cut shot, questa palla un po' corta che non riesce appunto a tirar su la difesa dell'RP Grosseto. Biagioli, Marini apre per Ciavattini, diagonale, c'è la difesa dell'antico pastificio umbro, si difende sulle diagonali, non ci arriva questa volta, palla molto profonda, quasi sulla riga, non ci arriva Laura Santerini. Riceve Biagioli, stavolta il pallone è preciso e Marini può servire lo schema con Valchierai, la palla esce di poco, però è fuori, ricordiamo il punteggio 12 per Foligno, 9 per RP Grosseto, ci scusiamo per chi si fosse sintonizzato con noi, abbiamo dei problemi con il punteggio, quindi ci sarò io che ve lo ricorderò di tanto in tanto durante il gioco. Santerini riceve, Marini serve Ciavattini, che chiama out l'attacco, ma purtroppo non lo è. Ancora Biagioli, ricezione, Marini serve ancora a Ciavattini, ammorbidisce il colpo d'attacco e ci arriva bene la difesa dell'antico pastificio umbro, tiene in difesa Biagioli. Apre ancora Marini per Ciavattini che nel tentativo di esasperare un po' questa ex rotazione colpisce l'asta. Tempo tecnico chiamato da Luigi Ferraro che si fa sentire dalla panchina. Troppe lunghezze, troppi punti al momento regalati, donati così all'antico pastificio umbro che per ora ha regalato ben poco. Si va al tempo tecnico, 14 antico pastificio umbro e 9 invece i punti per RP Grosseto. Ricezione viene impegnata Biagioli, riesce a tenere una buona battuta per l'antico pastificio umbro, appoggia Ciavattini. Tiene in qualche modo Santerini, il giocatore lasciato praticamente ad attaccare muro a zero, non riesce purtroppo il nostro libero a tenere bene. Esce Ciavattini, Erika ed entra Giusy Finazzi. Biagioli,
in ricezione senza alcun problema è proprio la stessa Finazzi che entra in campo, viene servita da Marini e scaglia un diagonale. Si esce da questo lungo momento di sofferenza e ricezione. Nella fase purtroppo di difesa, di concretizzazione del punto, 10 RP Grosseto, 15 per Foligno. Questa volta Brillo con la sua salto float. Viene impegnato lo schiacciatore per l'antico pastificio umbro, si riesce a difendere e anche noi andiamo con Finazzi che riesce a passare. Si continua a difendere, a giocare. Biagioli appoggia Marini, questa volta si appoggia a Valchiarai dalla seconda linea. Probabilmente aspetta un po' per colpire, trova il pallone basso, colpisce la rete. Pallone che forse doveva essere leggermente anticipato. E viene valutata in maniera molto corretta da tutta la linea di ricezione questa palla out. 11 per RP Grosseto, 16 per Antico Pastificio Umbro. Marini, la sua salto float non crea problemi al momento all'antico pastificio umbro, quindi si continua, si gioca e purtroppo non riesce ad alzare questo pallone e tocca con il corpo Marini. Errore di imprecisione che parte appunto dall'appoggio di Finazzi. Stessa Finazzi, viene impegnata in ricezione, va Laura Santerina ad alzare, Valchiarai appoggia. E ancora muro a uno. Nulla può purtroppo la difesa dell'RP Grosseto in questo diagonale che cade. Santerini riceve, Marini serve in banda, Valchiarai tiene la difesa dell'antico pastificio umbro questo pallone. E qui c'è un po' di polemica in campo da parte appunto della squadra ospite dell'RP Grosseto, perché viene giudicato questo tocco di Elena Ciavattini falloso. Tutto da rifare. Errore in battuta che regala all'RP Grosseto il 12° punto, 12-19. Finazzi, buona la sua battuta, va all'opposto ad attaccare, l'attacco è morbido quindi ci arriva bene in difesa, viene servita Valchiarai, bella difesa di Finazzi, a una mano appoggia Biagioli perché non riesce a far di meglio, ci siamo a muro, si continua a giocare, chiamano il pallone sia Ciavattini che Valchiarai, riusciamo in qualche modo a dare questa palla a Biagioli che concretizza, aiutata anche dal nastro. Ancora Finazzi. Una 2 che non viene concretizzata dal centrale dell'antico pastificio umbro. È out il suo attacco. Ci avviciniamo. Finazzi crea qualche problema alla ricezione del Foligno. Ci siamo a muro, appoggia questa volta, chiama a gran voce Valchiarai. Marini per Biagioli, nonostante il pallone è un po' corto, tenta di giocare sulle mani del muro ma non riesce. Chiude bene il muro di Foligno. Santerini, buono alla ricezione, infatti andiamo a giocare con il nostro centrale Elena Ciavattini e concretizza un primo tempo.
Stessa Ciavattini che ora va a servire, entra Brillo in prima linea. Prima linea da formata da Biagioli, Valchierai e Brillo. Attacco a tre a disposizione di Capitan Marini. Ciavattini questa volta, buono il servizio. E qui c'è la prima, 7, giocata dall'antico pastificio umbro. È aperto il muro tra Valchierai e Brillo e non si riesce a chiudere bene. 21, antico pastificio umbro, 15, RP Grosseto. Finazzi, ricezione, Marini questa volta apre dietro per Valchierai, anche se il pallone è un po' corto, prova Valchierai a forzare. Forza questo pallone, esce. 22 a 15. Sempre vantaggio per l'antico pastificio umbro, questa volta Finazzi, ricezione, Marini dietro per Valchierai, un pallonetto, vede il difensore dell'antico pastificio umbro, appunto, molto molto lungo, e sfrutta appunto con un pallonetto che cade. Valchierai serve. E c'è un'irregolarità da parte appunto dell'RP Grosseto, invasione di rete. 23-16. Santerini, Marini apre per Biagioli che veramente mette una gran palla, un attacco in diagonale nell'ultima parte di campo, l'ultimo pezzettino, e se ne va in battuta. Primo set che vede in vantaggio 23-17 l'antico pastificio umbro, per chi appunto si fosse sintonizzato solo ora con sulla pagina del Grosseto Volley School. Unica partita che si gioca del girone M, il resto sono tutte partite purtroppo rimandate a causa del periodo che tutti sappiamo che stiamo vivendo contro il SARS-CoV. E qua Marini in questa azione alla meglio, vede palla a rete e attacca di prima intenzione. 18-23. Anche RP Grosseto per ora nel suo cammino, nel suo calendario, da recuperare la partita scorsa, quella contro VBC Viterbo, che doveva essere giocata in casa. Un buon servizio di Biagioli che con un assalto flotta diagonale, palla scende a gran velocità. 19-23. Spezza il valido momento del servizio della giocatrice, l'allenatore dell'antico pastificio umbro, chiamando questo time out. Si rientra in campo. Ancora Biagioli. Buono, mette in crisi la ricezione avversaria e al numero 3 di antico pastificio umbro tira. Veramente un colpo forte dalla pipe, che però purtroppo, anzi per fortuna, dell'RP Grosseto non trova il campo. Ancora Biagioli. E il servizio è in. Si abbassa la schiacciatrice di antico pastificio umbro, credendo che il servizio appunto stesse per uscire, in realtà colpisce la riga.
Ancora buona, ancora Biagioli, riesce, batte questa palla, riesce a tenere, c'è anche Brillo che si fa vedere presente a Moro. Marini apre per Finazzi, un pallonetto che viene letto dal muro avversario. Aspetta un po' il centrale dell'antico pastificio umbro, posiziona bene le mani. Si va a prendere il 24esimo punto, 24-21 per l'antico pastificio umbro. È fuori, ma aveva fatto tanto bene in questa fase Muro. Butta via il servizio il centrale, la numero 5 dell'antico pastificio umbro. 22-24, Repi Grosseto che sul finale di set spinge nel giusto modo. Entra Colucci in battuta al posto di Brillo. Sbaglia il servizio. Finisce così il primo set per chi si fosse messo a guardare la partita con noi. Il palazzetto è quello di Foligno, antico pastificio umbro contro l'RP Grosseto. Si va al cambio di campo. Tutto pronto, secondo set per chi anche fosse stato con noi anche già dal primo set. Non avete visto appunto il cambio di campo, quindi è possibile non cambiare campo con le normative nuove anti-Covid. Quindi si continua a giocare secondo set. Il primo se lo è portato a casa l'antico pastificio umbro. Ed è la stessa squadra, lo stesso antico pastificio umbro che inizia il secondo set 1-0. Finazzi. Marini apre per Valchierai che trova spazio in parallela. Secondo set in cui Gigi Ferraro si appoggia agli schiacciatori Finazzi e Giuseppe Finazzi e Sara Biagioli. Carolina Marini in regia e Ramona Valchierai opposto. Centrali.
Elena, ciao Vattini. E Brillo. Libero la nostra Laura Santerini. Vediamo una serie di difese. C'è Marini che va dietro per Valchierai. Valchierai appoggia. Un pallonetto, la stessa Valchierai. Mette bene le mani, chiude il pallonetto da qua. Assolutamente dentro, se ovviamente l'arbitro l'ha visto fuori. Non ci possiamo far nulla. Evidentemente sì, perché il pallone è nelle mani dell'antico Pacificio Umbro. Finazzi va a ricevere il pallone, riesce a gestirlo in qualche modo Marini. Valchierai, pallonetto ancora, che tenta di recuperare Biagioli, ma non riesce, il suo appoggio è totalmente fuori dal campo. Nulla può la corsa di Valchierai. Finazzi, ancora in ricezione Marini per Valchierai. Ancora un pallonetto. Vediamo che l'antico Pacificio Umbro, ovviamente, come qualsiasi tipo di squadra, finché cadono i pallonetti, si continua a farli. E questo colpo lo stanno cercando in maniera molto sistematica. Da metà set fino ad allora. Ciavattini, buona la battuta per lei, si gioca con l'opposto nel foligno, non riesce a tenere la difesa di Finazzi. Ancora diamo palla a Biagioli, e Biagioli in un attacco posto 6, sempre ultima parte di campo, ottiene il terzo punto, 3 pari. Ancora Ciavattini, si gioca in pipe e cade l'attacco, non arriva in difesa né Finazzi e non arriva nemmeno Ciavattini. L'attacco trova spazio appunto in campo. Biagioli. La serve Marini, e la stessa Biagioli con un diagonale veramente forte che non riesce a tenere la difesa avversaria. 4 pari. Valchierai. E c'è in difesa questa volta Santerini, apre posto 4, Marini. Ci prova con un pallonetto lungo Biagioli, ma non cade, ancora il muro è aperto, riusciamo però questa volta a tenere in difesa. C'è Biagioli, su questa palla corta viene servita Valchierai della seconda linea, attacco forte ma tiene la difesa del Foligno. Ci siamo a muro con Brillo. C'è la difesa di Finazzi, diamo azione molto lunga, Biagioli trova le mani del muro. Però nello scendere dalla rincorsa non riesce purtroppo a fare autocopertura. ...5-4... Ricordiamo, primo set se lo è aggiudicato l'antico Pacificio Umbro, secondo set vantaggio è iniziato ora, quindi 5-4 per l'antico Pacificio Umbro. Andiamo in fast con Brillo, ci sono le mani del muro, Marini per Biagioli, questa volta è Biagioli che utilizza un pallonetto e cade. Non arriva la schiacciatrice, la numero 18. Biagioli. Si va in fast. La palla è ancora dalla parte del Foligno, ci siamo con Marini. Seconda linea per Valchierai, che prova posto 5 lungo ma si continua a giocare. C'è Finazzi sulla diagonale stretta e interrompe il gioco. Carolina Marini a due mani, cade il suo palleggio. Sorprende la difesa avversaria, cade.
E questa volta, in questo set, per la prima volta, va in vantaggio l'RP Grosseto 6-5. Viaggioli, buona, ancora il servizio per lei, spinge con la giusta intensità, c'è in difesa, ben posizionata Santerini, attacca Finazzi ma non riusciamo a concretizzare, ancora c'è una fase di gioco dove l'antico pastificio umbro con un pallonetto trova il punto, statuaria la difesa dell'RP Grosseto. Fa scorrere il pallone, convinta che il servizio sia fuori, ma la lettura è errata, entra questa battuta molto profonda. Lettura errata di Santerini. E questo è un altro pallone che proviamo appunto a concretizzare nel migliore dei modi, lo facciamo con Finazzi sulla diagonale. 7-5. Brillo, buona la sua salto float, diagonale, ancora lo schiacciatore, la numero 8, antico pastificio umbro che assolutamente per ora in queste... primo set, secondo set si sta appoggiando ai giocatori, ai suoi schiacciatori, più che all'opposto ai centri. Gioco assolutamente impostato sulle bande al momento. È buono questo attacco di Finazzi, entrata a metà del primo set, è subito molto utile alla formazione dell'RP Grosseto. 8-5, c'è Capitan Marini in battuta. E cade il pallone. Ottimo il servizio del nostro capitano. Si gioca ancora lo schiacciatore, si attacca in diagonale ma c'è Santerini e noi andiamo ad attaccare con Valchierai. Cade il pallone, Valchierai ci regala il 10° punto, 10-8. Doppio vantaggio per l'RP Grosseto. E ancora lo schiacciatore, come vediamo viene servito nuovamente, trova spazio sulla parallela, cade il pallone, accorcia le distanze l'antico pastificio umbro. Se è solo ora vi siete sintonizzati, il primo set vi ricordiamo che se lo è portato a casa proprio la squadra di casa, l'antico pastificio umbro. E questo appena eseguito è un buon cut shot di Valchierai sulla diagonale che cade, trova spazio. Free ball, se ne occupa Santerini e può attaccare Valchierai, questo pallone viene servita ad hoc da Marini. Ancora diagonale, ancora spazio per lei. Scaglia con forza questo attacco.
il secondo arbitro e il primo danno il via, si rientra in campo. Errore al servizio di Finazzi. 10-12. Questa volta indietro di due lunghezze l'antico pastificio umbro. Si va in ricezione con Finazzi, arriva Marini, serve Biagioli in banda, Biagioli con un attacco morbido, impegna la difesa avversaria, si continua a giocare. Questa volta Ciavattini, ben posizionata sul muro di Pipe. È proprio la stessa Ciavattini che va a servire, 13-10. E c'è un errore di formazione, un fallo di formazione nella squadra del Foligno, appunto l'antico pastificio umbro. Un punticino a favore dell'RP Grosseto, che comanda questo secondo set, 14-10. È fuori l'attacco dell'opposta. Ancora Ciavattini. E viene servita ancora l'opposta. Purtroppo il muro non riesce bene a chiudere. Ci prova in qualche modo con un tuffo in difesa Finazzi, ma non riesce a tenere bene. Biagioli per Marini, che apre dietro per Valchierai, cerca la diagonale, in qualche modo tiene la difesa dell'antico pastificio umbro, un cut shot che ancora cade, non arriva Finazzi, posizionata per sulla difesa lunga, non riesce ad arrivare. 12 per l'antico pastificio umbro, 15 per RP Grosseto. E probabilmente nel tentativo di valutazione del pallone, se ricevere o meno, se il pallone entrava o non entrava, mette tardi le mani Finazzi, il pallone tocca il soffitto, si va sul tempo tecnico richiesto da Luigi Ferraro. Si va in ricezione con Biagioli, Biagioli viene servita da Marini, c'è il muro del Foligno, ancora Marini, serve Biagioli che questa volta con muro a uno riesce a passare sempre sulla diagonale, non tiene la difesa avversaria. E viene chiamato questa invasione su questo attacco, su questa sette del centrale dell'antico pastificio umbro. Ancora il pallone nelle mani di Valchierai. È out questa volta il servizio. In diagonale. Biagioli, ancora bene ricezione, sfruttiamo infatti Brillo in fast, concretizza l'attacco Alessia Brillo.
aiutata anche dalle mani del muro avversario. Diagioli, un servizio molto profondo che crea problemi alla squadra del Foligno. Ci va, vado ad appoggiare Brillo e sfrutta questo appoggio, praticamente filo rete Marini. Abbiamo visto anche nel primo set, gli piace giocare, girare questa palla quando ne ha occasione, scusate, ma viene... Vediamo che Marini sta andando appunto a parlare con il primo arbitro, perché a quanto pare il punto è andato all'antico pastificio umbro. Nonostante le spiegazioni, non molto commenta capitano Marini, viene chiamata un'invasione. Viene detto di aver toccato la rete. Tutto da rifare, si va a ricezione con Biagioli, tiene bene, ricezione precisa, può concretizzare Finazzi, ma concretizza purtroppo meglio il muro dell'antico pastificio umbro. Finazzi probabilmente senza guardare tira un attacco molto forte, altrettanto forte, torna il muro di Foligno, sempre 18 vantaggio RP Grosseto, 16 antico pastificio umbro. La stessa Finazzi esce bene in diagonale. Dico pastificio umbro, va in pipe. Noi giochiamo con il nostro centrale Brillo. Ancora una volta lo schiacciatore. E butta fuori il pallone. Era più Grosseto, 16 per Foligno, antico pastificio umbro. Ancora Brillo, un buon servizio. C'è la difesa di Biagioli, in compressione riesce a tenere questo pallone, si continua a giocare, viene data una seconda linea, non si sa se appunto questo attacco sarebbe passato, perché c'era anche Ciavattini a muro. Fatto sta che si va al 20° punto per l'RP Grosseto. Time out chiamato dal tecnico della squadra di casa. Brillo forza il servizio e fa bene. Antico pastificio umbro chiama il suo centrale dietro in un attacco vicino al palleggiatore. Non riusciamo a tenere a muro. E c'è un cambio nelle fila della squadra di casa. Esce il centrale numero 5, entra la numero 2. Salto flotte che impegna Finazzi, bene ricezione per lei, la stessa viene servita, trova spazio sulla diagonale, questa volta ad essere aperto e libero del Foligno. Meno male che riesce a mettere anche due mani l'opposto della squadra di casa, perché l'attacco di Finazzi era veramente forte. Marini si tocca bene a muro e c'è Carolina che riesce ad alzare per Finazzi che scaglia in diagonale, anche questo veramente veramente forte.
trova il 22esimo punto. Giusy Finazzi trascina al momento la squadra in questo secondo set, insieme veramente, veramente a un'intensità buona di battuta sia di Biagioli che di Capitan Marini. C'è ancora un cambio nelle fila del Foligno, entra la numero 8, credo di leggere bene, esce la numero 18. Marini. E ci prova. Muro aperto, scende questo pallonetto, tenta il colpo di piede. Valchierai. Non finalizziamo. Sul 22, vantaggio RP Grosseto a 18. Se siete arrivati ora in questo momento con noi, vi diciamo che il primo set se lo è aggiudicato la squadra di casa, l'RP Grosseto. Scusate, l'antico pastificio Umbro. Trasferta a Foligno per l'RP Grosseto. Finazzi trova le mani alte del muro, appoggia bene Santerini, si gioca, si va a giocare con il nostro centrale in 7. Probabilmente il pallone arriva veloce e ha una traiettoria un po' bassa, non riesce a concretizzare Ciavattini. Buon segnale di Marini che tiene svegli, tiene vivi i suoi giocatori. Finazzi va a ricevere, impegnata nell'alzata Valchierai. Ci regala il pallone all'antico pastificio Umbro e ancora Marini. Si va a giocare al centro, una serie di pallonetti che questa volta non cadono. L'opposto attacca, difende Finazzi. Marini serve Biagioli, ancora forte in diagonale, questa volta la difesa non tiene. Trova il 24esimo punto Biagioli. Esce il servizio di Ciavattini. Abbiamo bisogno ancora di un pallone. Vorremmo con un pallone chiudere qua appunto questo secondo set. 24 per l'RP Grosseto, 20 per l'antico pastificio Umbro. Vediamo. Santerini per regala il pallone al Foligno. E c'è Biagioli. Muro a uno. Si fa trovare pronta, posiziona bene le mani. 25-20, finisce qui il secondo set. Secondo set dove sicuramente l'RP Grosseto è entrata ed è stata più continuativa rispetto al primo set, dove ci sono stati anche dei break molto più lunghi, di anche di 3-4 punti. Qui invece è riuscita a mantenere la giusta lucidità, quindi totale situazione di parità al momento, un set per entrambe le squadre.
Luigi Ferraro conferma le scelte del secondo set. In regia Carolina Marini, opposta Ramona Valchierai, schiacciatrici Giusi, Finazzi e Sara Biagioli. Centrali Alessia Brillo ed Elena Ciavattini. Libero Laura Santerini. Riceve Finazzi, che viene impegnata in ricezione, resta giù probabilmente. Non sembra. Sembra un infortunio, diciamo, impegnativo. Poi ovviamente speriamo di no. Per come è rimasto giù il giocatore dalla fase di ricezione. Ah, non avrei detto che riuscisse a rialzarsi subito così. Per come era rimasto giù il giocatore, ecco, ci ha fatto prendere un grosso spavento sicuramente, perché è rimasta giù. Dopo la fase di ricezione, un po' di ghiaccio, vediamo se rientrerà Finazzi. Forse solo era rimasta giù spaventata dal movimento, dal contromovimento in cui si è impegnata in ricezione. Fortunatamente niente di che. Si può riprendere questo terzo set, iniziato ora 0-0. E tra Finazzi e Biagioli le due si ostacolano nel fondamentale di ricezione. 1-0 per l'antico Pacificio Umbro. Stavolta impegnata Biagioli, va Marini a servire Finazzi, una diagonale, ci arriva la difesa dell'antico Pacificio Umbro, si gioca tra gli schiacciatori, si tiene vivo questo pallone grazie ad una difesa rocambolesca di Santerini e concretizza. Muro a zero, non riesce purtroppo ad arrivare Finazzi, bene a muro, unico giocatore che avrebbe potuto farlo da quell'angolazione. Ancora Biagioli, bene in ricezione, Marini schema con Valchierai, tiene la difesa dell'antico Pacificio Umbro. Ancora lo schiacciatore, viene lasciato veramente tanto spazio sulla parallela e probabilmente queste, appunto, non so, sono le indicazioni di Luigi Ferraro, trova spazio appunto in parallela. Schiacciatrice a cui si appoggia tanto appunto l'antico Pacificio Umbro, la numero 8. Da qua riesco a vedere il numero 8, credo, la 9. Giocatore numero 8, corretto. Ancora un servizio, impegnata la neo entrata Ciavattini al posto appunto di Finazzi. Prendiamo un ace, 4-0 per il terzo set. Chi fosse solo ora con noi, ci scusiamo appunto per un errore di connessione, non riusciamo a condividere il punteggio, ci sono io che vi terrò aggiornati. Un set pari per entrambe le formazioni e per ora siamo 4-0 per l'antico Pacificio Umbro. È buona l'attenzione veramente sotto rete di Capitan Marini, che si va a prendere il primo punto del terzo set. La stessa Marini va a servire. 7, ci arriva bene Ciavattini in difesa. Butta il pallone nel campo avversario. Santerini, c'è Valchierai a muro.
E qua c'è un'invasione. Punto regalato all'antico pastificio umbro. 5-1. Ciavattini va a ricevere per Marini, la stessa Ciavattini viene servita, giocatore mancino. Pallone viene attaccato e passa fuori dall'asta, lo chiama Santerini, giustamente, lo vede l'arbitro, accorciamo, siamo lì. Non dobbiamo, ricordiamoci, far prendere troppe lunghezze all'antico pastificio umbro, 2 per Arepi Grosseto, 5 antico pastificio umbro. Salto spin va a buon fine quella di Ciavattini. Ci siamo bene a muro, c'è Biagioli che scaglia un diagonale ma non molla la difesa di Foligno. Appoggia Santerini, viene servita questa volta Valchierai che con un diagonale meraviglioso, diagonale stretto, a tutta velocità, trova il terzo punto. Ancora un assalto spin buona di Ciavattini, probabilmente un palleggio un po' falloso chiamato anche da Luigi Ferraro dalla panchina, secondo l'arbitro assolutamente gesto tecnico corretto, quindi accettiamo la scelta. Si gioca da 1 ora e 15 minuti, partita, incontro iniziato alle ore 18, terzo set, 1 pari le due formazioni. Ciavattini, esce il servizio di Ciavattini. Riceve Santerini, non riesce purtroppo a tenere questa ricezione Marini. Tutto da rifare. Antico pastificio umbro che è in vantaggio per 8 lunghezze a 4 sull'Arepi Grosseto. Si rientra in campo, nel tempo tecnico chiede giustamente Luigi Ferraro alle sue ragazze di aiutarsi nei momenti di difficoltà, di parlare in campo. Santerini difende Marini, serve Biagioli, diagonale, lo tiene la difesa di antico pastificio umbro. E qua legge Brillo un'occasione ghiotta che però non concretizza, attacca di prima attenzione su questo appoggio. Biagioli, Marini per Valchierai, viene lasciata a muro a 1 e concretizza questo attacco. Ramona Valchierai, buona l'apertura dietro di Marini. Valchierai tiene imparata Biagioli. E riusciamo a tenere queste, con queste buone difese. Ora andiamo in pipe con Ciavattini. Muro ancora di Brillo.
E qui c'è il centrale che prova un primo tempo, un pallonetto. Questa volta è Biagioli che tenta il pallonetto. Gli chiama, out probabilmente, appunto, l'attacco, il pallonetto, ma riesce a toccare ugualmente nello schivare il pallone. 5 lunghezze in questo terzo set separano l'RP Grosseto dall'antico Pastificio Umbro, che comanda a quota 10 punti per il momento il terzo set, 5 per RP Grosseto. Biagioli, Marini la serve, pallone alto, riesce in questa difesa l'antico Pastificio Umbro, ma resta a terra la giocatrice. Probabilmente nel tentativo di prendere il pallone ha sbattuto. Viene portato del ghiaccio, speriamo appunto che come inizio set per l'RP Grosseto, quando Finazzi è rimasta a terra, ma fortunatamente non era nulla, speriamo così anche per il giocatore dell'antico Pastificio Umbro. E penso possiate sentire gli applausi dal pubblico, fortunatamente. Solo anche in questo caso uno spavento, la giocatrice al numero 18 probabilmente ha sbattuto la testa in maniera lieve. Si ricontinua a giocare, si prosegue sul punteggio di 10 per Foligno, 6 per l'RP Grosseto. Luigi Ferraro fa uscire la da poco entrata Erika Ciavattini e mette in campo nuovamente Giusy Finazzi. Biagioli serve sul giocatore numero 18, possiamo rigiocare perché ci viene data una palla gratis, viene impegnata ancora Finazzi in attacco che però trova le mani del muro avversario. Undici a 6. Biagioli, viene servita Brillo in fast e chiama 4, probabilmente sì, è così perché anche l'arbitro dà il punto all'antico Pastificio Umbro, pallone che non passa, questa fast. Biagioli, Marini per Finazzi ancora in diagonale, questa volta blocca il braccio. Nulla può il centrale dell'antico Pastificio Umbro. 12 a 7. Qualche lunghezza ancora da recuperare per le ragazze di Luigi Ferraro. Brillo. E passa in mezzo alle mani del muro questo attacco della schiacciatrice, la numero 8. Nulla può.
la linea di difesa dell'RP Grosseto. Si va in ricezione, Biagioli al palleggio, viene servita a Finazzi e tenta il money out, il pallone è vivo perché riusciamo a tenerlo su sia con Marini che con Biagioli. Ancora Finazzi, questa volta il pallone riesce a passare, ancora Marini che sceglie il suo posto, va il Chirai, ex rotazione, impegna il centrale in una difesa ma non arriva, gran colpo di Valchierai questo qua. Marini, pallone scende bene, ancora una gran battuta per il nostro capitano e ancora la numero 8, giocatore, mi posso permettere di dire che se viene lasciato Giacomo ora 2 crea molti problemi, se viene lasciato addirittura a muro a 1 non perdona, concretizza, per ora è stato sempre così, manda via il braccio, il suo attacco è forte, ora se ne va in battuta e trova l'ace su Giussi Finazzi. Cambio al centro, Luigi Ferraro fa uscire Elena Ciavattini, entra Vittoria Maria Colucci, la numero 16. E questa volta c'è l'errore del Foligno. Questa volta è il nostro numero 8, Giussi Finazzi, che ha il pallone tra le mani per servire. 15-9 il punteggio, vantaggio per l'antico Pacificio Umbro. Passa questo attacco, il muro è aperto. Cade il pallone, 16-9. Biagioli, impegnata in ricezione, la serve Marini, ancora Biagioli sulla diagonale. Colucci, un pallonetto ancora, lo fa all'opposto dell'antico Pacificio Umbro che poi trova solo le mani di Alessia Brillo, giustamente attacca questo pallone di prima intenzione ottenendo il 17° punto, 17-10. Biagioli, Marini per Valchierai, un pallonetto, riesce questa volta a tenere il centrale dell'antico Pacificio Umbro. Valchierai, un cut shot, ci arriva il palleggiatore di Foligno, arriva anche la difesa di Santerini, alza questo pallone in bagher Marini, purtroppo il pallone non è preciso, tocca l'assa ed esce addirittura nel campo della squadra avversaria. 18-10, squadra di casa che conduce per 18 punti, 11 ora con questo errore al servizio per l'RP Grosseto. Valchierai, un servizio corto che viene, impegna il centrale, si va in pipe tra le fila di Foligno. Si difende questa volta ancora con Biagioli che prova le mani alti del muro. Ancora Santerini tiene bene in difesa. C'è ancora Santerini, ci prova questa volta
Marini serve ancora Biagioli che prova con un intelligente colpo, un pallonetto lungo, spiazza la difesa, non ci arriva la schiacciatrice numero 8. Ci avviciniamo, 12 a 18. Svantaggio appunto da coprire per l'RP Grosseto. Valchierai, ancora un servizio corto che impegna ancora il centrale. La stessa Valchierai che va a alzare questo pallone per Biagioli che attacca, trova le mani del muro e viene colpita. Non riesce a spostarsi Sara Biagioli. È buono il servizio, ci arriva in palleggio Finazzi, Biagioli questa volta un catch shot, c'è la difesa dell'antico pastificio umbro, un altro catch shot da Pipe per la squadra di casa, questa volta è Valchierai, non passa il suo attacco da seconda linea. Le due squadre rientrano in campo, il pallone è in mano all'antico pastificio umbro. RP Grosseto prende un ace con Biagioli. Buona battuta questa della giocatrice. Giusto dare i meriti, ovviamente, quando c'è qualcosa di fatto bene. Battuta proprio sulla riga. Andiamo a ricevere con Finazzi, viene servita Biagioli e passa in diagonale Biagioli. Buono, riesce a mandare bene il braccio, lo velocizza e ottiene il 13° punto per l'RP Grosseto, 13 a 21. Tante lunghezze ovviamente ancora da recuperare. Pallonetto, c'è Valchierai sotto questa volta, Marini apre per Finazzi che usa bene le mani del muro, cerca le mani del muro e guadagna un punto per lei e per le ragazze dell'RP Grosseto. Biagioli c'è, riesce ad arrivare in difesa Santerini, Finazzi, ancora una palla molto veloce data dal palleggiatore dell'antico pastificio umbro, ma fortunatamente non concretizza, lo fa invece Giusi Finazzi, ancora punto fotocopia di quello precedente, usa bene le mani del muro avversario, chiama il time out l'allenatore della squadra di casa del Foligno, l'antico pastificio umbro. Si rientra in campo sul finale di questo terzo set,
1 pari per entrambe le formazioni, quindi terzo set importantissimo. Da classifica l'antico pastificio umbro a 7 punti del girone M, mentre l'RP Grosseto di 3 lunghezze avanti a 10. Peccato perché quasi riesce a tenere questa difesa Santerini, l'attacco veramente forte della schiacciatrice numero 8 dell'antico pastificio umbro. 22-15, c'è un cambio sempre con il centrale, esce la numero 5, entra la numero 2 per l'antico pastificio umbro. Santerini, palla perfetta nelle mani di Marini, e concretizza bene Finazzi. Cambio solo in battuta appunto della giocatrice, la numero 2, rientra la numero 5 infatti nelle fila del Foligno. Brillo. Viene lasciato circa un metro di parallela, forse un po' meno, poco meno. E la schiacciatrice, la numero 8 dell'antico pastificio umbro, passa in parallela, nulla può la difesa della squadra ospite dell'RP Grosseto. Attacco veramente forte di questo giocatore. Si sovrappongono ancora in ricezione Biagioli, ma riusciamo comunque a giocare. Biagioli Finazzi, forte all'attacco di Finazzi, tocca il soffitto nel tentativo di difendere la giocatrice dell'antico pastificio umbro. Marini. Questa volta è un bugger non preciso della palleggiatrice dell'antico pastificio umbro che ci regala il 18° punto, 18 RP Grosseto, 23 antico pastificio umbro. Ancora Marini. Un pallonetto, c'è Colucci in difesa. Spediamo il pallone dall'altra parte del campo. Con una palla molto veloce c'è Santerini in compressione. Regaliamo una free ball all'antico pastificio umbro. Un pallonetto, c'è Colucci, lo legge bene. Valchierai appoggia morbido sul campo del Foligno. E fortunatamente ci arriva una free ball da gestire. Lo facciamo con Santerini che alza per Finazzi. L'attacco è diagonale, ma fuori. 24-18 per Foligno. Si riceve con Finazzi, Marini di bugger per Valchierai che tira in diagonale, ma tira esattamente dove è posizionato il muro. 25-18 per questo terzo set. Vediamo, c'è ancora tutto un quarto set da giocare, un quarto set importantissimo. A chi si affiderà Luigi Ferraro lo vedremo tra qualche istante.
Eccoci qua. Come vedete, rinizia così il quarto set. Luigi Ferraro si appoggia ancora in regia a Carolina Marini, opposta Ramona Valchierai, la vedete? Di banda ancora Giusy Finazzi e Sara Biagioli. Al centro Alessia Brillo e Ciavattini. Libero Laura Santerini. Carolina Marini ancora a servire, primo punto per l'RP Grosseto. È in questo diagonale, quasi sulla riga, si può dire, dello schiacciatore di riferimento principale di questo antico vastificio umbro numero 8. Finora in questi tre set assoluta protagonista del match nella squadra di casa. Per chi fosse solo ora con noi e si fosse perso i primi tre set, ci sarò io a darvi il punteggio perché purtroppo non riusciamo a condividere il punteggio virtuale. Ad oggi state guardando Antico Pastificio Umbro RP Grosseto 2 set per la squadra di casa, l'Antico Pastificio Umbro RP Grosseto 1 set, quindi per la squadra ospite. Vediamo RP Grosseto che sembra appunto entrato con la giusta carica e la giusta intensità, questo si vede fin dal servizio. Al momento 3-1. Vantaggio della squadra ospite, vediamo se riuscirà il sestetto di Luigi Ferraro a trascinare l'antico Pastificio Umbro al quinto set. Viene impegnata in ricezione Finazzi. Biagioli in attacco. Concretizza bene Sara. 4-2. Entra Colucci, quindi scusate, ma i centrali a cui si affida Luigi Ferraro in questo set sono Brillo e Colucci. Quest'ultima si trova a giocare appunto sull'attacco a 2. Colpisce in battuta Brillo, Valchierai sulla spalla. Si va in ricezione, buono Biagioli, Marini la serve sulla diagonale, l'attacco è forte. Riesce ad attaccare comunque in pipe la giocatrice, la numero 8. Ancora una pipe tra le fila dell'antico Pastificio Umbro. Marini serve invece da posto 4. Biagioli, c'è in copertura Santerini. Valchierai tenta un appoggio lungo, ma c'è la difesa del Foligno. Si difende ancora questo pallonetto. Finazzi restituisce il pallone al Foligno. E questa azione è molto lunga, vediamo le giocatrici provate, maggior parte con veramente il fiato corto. Butta a rete l'opposto del Foligno questo attacco, ci regala il quinto punto, 5-3. Quarto set. Per ora in vantaggio l'antico Pastificio Umbro, 2-7-1. Finazzi appoggia e c'è Marini che serve Valchierai, l'attacco è out, seppur di poco. Biagioli
impegnata in ricezione. Marini la serve, trova le mani del muro, ma si continua a giocare. Stavolta riesce a dare palla a Santerini, anche buona per l'attacco, ma non si fida Valcherai. E questa volta è out questa pipe del Foligno. Chiede alle sue giocatrici di non sbagliare, di non regalare il punto all'allenatore della squadra di casa. Set molto importante, ovviamente, in cui potrebbero chiudere a pieno punteggio questo match, e che per ora invece si ritrovano a inseguire di due lunghezze. Bene Finazzi, riesce a passare out dal muro, punteggio, il punto è il numero 7, se lo guadagna tutto lei. 7-4, tre lunghezze da recuperare per la squadra di casa. Biagioli con un salto float. Ci siamo in difesa, ci siamo ancora con Finazzi in diagonale che riesce a mettere ancora palla a terra. Ovviamente l'Arepi Grosseto in questo set entra bene e a quattro lunghezze di distanza l'allenatore della squadra di casa interrompe i giochi e chiama questo time out. Si rientra in campo, a servire c'è l'RP Grosseto, c'è Sara Biagioli con la sua salto float. RP Grosseto in questo momento con Marini, Capitan Marini, davanti Colucci e Finazzi. Santerini una difesa splendida su questo attacco dal centro. E grazie proprio alla difesa di Santerini riusciamo con Finazzi a concretizzare il nono punto. Foligno che in questo quarto set sembra essere entrato molto più permissivo rispetto agli altri set. Ci arriva Colucci a una mano, restituiamo il pallone nelle file della squadra di casa. C'è in difesa Biagioli, bene anche Marini che riesce a servire Finazzi. Ancora Biagioli. E qui Capitan Marini ci regala di prima intenzione il suo palleggio che cade a terra. Non se l'aspettano le giocatrici di Foligno, giustamente. Ancora Biagioli, un buon servizio per lei, giocatore che in questa partita assolutamente sta spingendo nel modo giusto in questo fondamentale. Si rientra in campo, 11-4 in questo quarto set, in vantaggio, questa volta c'è l'RP Grosseto. Biagioli, ancora viene servito lo schiacciatore di posto 4, c'è Colucci a muro. Si gioca in pipe, tocca ancora Colucci, Santerini restituisce sul campo avversario. C'è un'incomprensione con il centrale di Foligno, viene servita Colucci che in questa azione è veramente protagonista.
si prende il 12° punto. Cambio nelle fila del Foligno. Esce la numero 18. Entra la giocatrice numero 9. Cambio tra le fila degli schiacciatori. Ancora Biagioli, una buona, salto flotte, un altro ace. Biagioli, fiduciosa del suo servizio, ovviamente ne approfitta. Difende senza alcun problema Biagioli e ancora questa volta Marini chiama all'appello Colucci. Primo tempo e invasione della giocatrice del Foligno, la centrale. Nonostante l'attacco di appena, appunto, Colucci sia stato out, approfittiamo di questo fallo. 14 RP Grosseto, 4 per l'antico pastificio Umbro. Se siete arrivati solo ora con noi, 2-7-1, conduce per ora l'antico pastificio Umbro, quindi si prospetta ancora una volta un gran finale di partita. Si interrompe il momento magico in battuta di Biagioli sul 14-5. Una buona, una battuta che ci arriva, in cui ci arriva bene Biagioli. E Finazzi concretizza sulle mani del muro, mano esterna del palleggiatore, trova spazio Finazzi e la usa bene. Colucci, buono il servizio per lei, mette veramente in crisi la ricezione avversaria. Marini ne approfitta con Brillo che tocca con questo attacco la mano del centrale del Foligno. Lo vede l'arbitro e Colucci può tornare appunto in battuta. Altro cambio tra le fila del Foligno sul 16-5, probabilmente occasione per l'allenatore di far ruotare un po' tutta la squadra in previsione di un quinto set, quindi far riposare le giocatrici titolari dato il punteggio. Vediamo come andrà a finire. Ancora un buon servizio per Colucci, si gioca in banda, non tocca appunto Marini. 17-5. Prosegue sulla cresta dell'onda questo quarto set per l'RP Grosseto. Colucci spinge ancora al servizio bene, una palla sulla schiacciatrice che non ne approfitta nonostante è stata lasciata tanta parallela. Free ball. Si fermano le giocatrici dell'RP Grosseto, probabilmente un'incomprensione, non parte né Biagioli né Valchierai a prendere questo pallone lungo. Finazzi si va in ricezione, la serve Marini con questa palla spinta che non passa.
Ancora Finazzi, ricezione, c'è Marini. Ripete questo pallonetto a una mano. Molto efficace in questo set, già 3 punti per lei. 2 invece quelli a 2 mani. Giocatore che, diciamo, gli piace intervenire quando serve e mettere lo zampino. Ci arriva in difesa questa volta Biagioli. Là dove sicuramente in questa fase, in questa partita, Lario Pi Grosseto ha un po' sofferto, no? Sulla parallela. Entra questo pallone sulla diagonale, valutato out da Santerini, che rimane un po' spiazzata. Si va in ricezione con Finazzi, la palla è nelle mani di Marini, che serve Valchierai. Valchierai fa uscire questo diagonale. Attenzione, nonostante il punteggio, appunto, a non rilassarsi troppo. 18, ricordiamo, per l'RP Grosseto, 9 per l'antico pastificio umbro. Marini, Valchierai di bagger. C'è un pallonetto, ci arriva Finazzi in qualche modo, Biagioli ne approfitta, il pallone è buono e tira questa palla e fa bene, servita da Santerini. Luigi Ferraro fa entrare Erika Ciavattini al posto di Ramona Valchierai su questo finale di quarto set. Buona la battuta di Finazzi, difende la stessa Finazzi, l'attacco della schiacciatrice numero 8, la neo è entrata Ciavattini, diagonale, difende ancora l'antico pastificio umbro e tiene in difesa Finazzi. E arriviamo al 20° punto, 20-9. Finazzi, va la schiacciatrice di banda, c'è il muro di Brillo, si fa trovare pronta la centrale dell'RP Grosseto, 21-9. Ancora Finazzi, spinge in battuta, nonostante appunto una battuta piede a terra, ma ancora Brillo, bene a muro. Questa volta è la schiacciatrice, la numero 8, che gioca sulle mani di Biagioli, che si fa sorprendere. Arriva a cifra doppia anche l'antico pastificio umbro, 10 contro i 21 punti dell'RP Grosseto. C'è Finazzi, ricezione, bene, andiamo in 7 con Brillo. 22° punto per lei. Concretizza bene Alessia Brillo. Se ne va in battuta e entra Colucci al centro. E qui c'è Brillo che purtroppo ha un errore al servizio, regala il 12° punto. Alla squadra di casa, 11°, scusatemi. E qui cade questo pallone, probabilmente nelle due fasi precedenti c'è stato un conflitto in ricezione tra Biagioli e Finazzi, e le due questa volta hanno lasciato sfilare il pallone. Tutto da fare, va a ricevere Biagioli, si scansa Colucci, che probabilmente sarebbe stata un po' più vicina rispetto a Marini.
Ancora Biagioli, va a ricevere Marini, la serve e Biagioli sulla diagonale ottiene il 23esimo punto, 23-13. Ciavattini va a servire. Un pallonetto, c'è Ciavattini in difesa. Biagioli, questa volta è lei con un pallonetto che ci porta verso il set point 24-13. Ancora una salto spin che va a buon fine, aiutata anche dal nastro, quella di Ciavattini. Santerini appoggia e primo tempo viene data palla a Colucci. Si continua a giocare. Ci arriva Finazzi in difesa, bene ancora Marini, prova con il suo pallonetto, questa volta non cade. Si gioca con la difesa perfetta di Laura Santerini. E qui c'è Biagioli che chiude i conti, 25-13, si vola al quinto set. Chi fosse arrivato ora con noi, qui siamo a Foligno, unica partita che oggi viene giocata nel girone M, girone M del campionato nazionale di B2. State con noi perché sicuramente sarà un quinto set, vogliamo sperare, emozionante. Eccoci qua, quinto set, la palestra è quella di Foligno, antico Pacificio Umbro contro RV Grosseto, due set pari per entrambe le formazioni, si va al quinto. Luigi Ferraro, come già potete vedere, si affida a Carolina Marini, opposta Erika Ciavattini. I centrali sono Vittoria Maria Colucci e Alessia Brillo. Schiacciatori Giusy Finazzi e Sara Biagioli. Partita in 5 set dove sicuramente Luigi Ferraro è partito da una formazione ed è arrivato con un'altra formazione a giocarsi questo quinto set. Sintomo anche che questa squadra sicuramente ha tanti titolari, diciamo così, o tante comunque giocatrici alle quali ci si affida anche per un quinto set importantissimo per la classifica di questo girone M, che vede infatti l'antico Pacificio Umbro a 7 punti e l'RP Grosseto a 10 punti.
Si parte, 15 punti tutti da godersi. Il servizio è nelle mani dell'antico pastificio umbro. Si va in ricezione con Biagioli che mette palla in mano a Marini che serve Giusy Finazzi che a sua volta con un diagonale magico trova spazio in diagonale, appunto. Primo punto in casa RP Grosseto. Marini, bene, ancora il servizio per lei. Anche Marini veramente in questa partita autrice di fasi break importanti grazie appunto a questo salto float che questo giocatore ha tra le sue doti tecniche. Spinge ancora bene in battuta, infatti mette in difficoltà la schiacciatrice del Foligno, ci viene data una free ball, va Ciavattini, appoggia e viene servito al centro. Una Alessia Brillo scoppiettante già dal quarto set. Mette palla a terra, terzo punto e si continua così. Ancora Marini tiene bene il servizio. Ricezione spostata per il Foligno, si va, ci arriva Biagioli, ma purtroppo non riesce a tenere bene e non riescono a correre dietro al pallone le giocatrici. Primo punto per la squadra di casa, l'RP, l'antico pastificio umbro. Uno per la squadra di casa, tre per Grosseto. Finazzi, bene per lei in ricezione, viene servita da Marini. Impatta bene il pallone Giusy Finazzi, 4-1. E non passa il servizio della stessa Finazzi che chiede scusa. È buono il servizio, fa bene ad andarci Biagioli perché il pallone c'è e concretizziamo grazie a Ciavattini. Alle sue altezze siderali prende le mani alte del muro, il pallone esce. 5-2. Prima linea dell'RP Grosseto formata da Colucci, da Biagioli e dalla stessa Ciavattini, quindi ricche scelta per Marini. Free ball per noi, appoggia Finazzi e qui andiamo in primo tempo con Colucci. C'è Biagioli bene a muro, mette bene le mani Sara, pallone morbido, ci arriva Finazzi, vediamo Marini a chi darà palla e lo fa con Biagioli che ancora una volta prende bene il tempo e questo giocatore ci porta al sesto punto. 6-2, bene, bene, benissimo anche per questo protagonista di questo incontro nelle fila dell'RP Grosseto, giocatore che già da qualche partita sta dando prova di buoni numeri soprattutto in fase di attacco e di realizzazione. C'è Finazzi bene in difesa, come avete visto arriva ancora Biagioli, ancora un diagonale fortissimo, ci regala palla, ancora una free ball, vediamo Marini a chi si appoggia. Marini si appoggia a Ciavattini in diagonale. Ancora un muro e il fallo è dell'RP Grosseto. Terzo punto per Foligno, l'antico pastificio umbro. Finazzi, ricezione un po' spostata, deve correre Marini ma lo fa bene, Biagioli appoggia. E si avvicina, antico pastificio umbro, passa in diagonale.
4-6. Chiama la ricezione Santerini e fa bene, c'è Ciavattini qui al centrale di Foligno che va a palleggiare, serve in pipe la schiacciatrice. Noi abbiamo Santerini, ancora Biagioli, morbida in mezzo al campo, c'è Marini, ancora entra Santerini, bel palleggio per lei. E qui c'è un fallo chiamato appunto dall'arbitro. Ancora il pallone nelle mani di Foligno, riceve in maniera poco precisa Biagioli, questa volta c'è Ciavattini che veramente ad altezze siderali appoggia questo pallone fortunatamente, ma spiazza la palleggiatrice che era, si trovava in posto 2 in prima linea. Non si aspetta un attacco da quelle parti, mentre Ciavattini riesce a metter palla lì. Usciamo da questa fase break del Foligno 7-5. E qui questa salto spin di Ciavattini. Pallone che arriva lì nel campo della squadra di casa, non fortissimo ma nella giusta angolazione. Tempo tecnico 8-5, ricordiamo che per il nuovo regolamento del... appunto nel contrastare il Covid-19 questa partita si è svolta senza cambio di campo, quindi anche qui in questo quinto set, nonostante raggiunti gli 8 punti, non cambieremo campo. Si rientra in campo, si rientra in campo sull'8-5, vantaggio sempre per la squadra ospite, la squadra in maglia rossa, RP Grosseto, che è partita in questa partita sempre con un set su 8, ma è stata assolutamente caparbia nell'arrivare a questo quinto set. Ancora Ciavattini, vediamo un salto spin, seconda linea, questa volta è l'opposto che tira a rete e possiamo proseguire con il buon break del nostro giovane opposto di Ciavattini, numero 18. Ed esce questa volta il servizio 6-9. Vediamo in Marini in prima linea con Colucci, la stessa Biagioli che va a ricevere. Marini purtroppo non può far altro che mandare il pallone nella parte di campo avversaria. Ancora Marini, ancora Biagioli, chiamata all'attacco qui con un po' di fortuna, diciamo così. Biagioli nemmeno pronta per la rincorsa, Marini gli offre una palla corta, Biagioli tira come sa meglio fare, aiutata anche dal nastro, questa palla cade. 10-6. Salto flotta, ancora Biagioli. Ed esce questa volta l'attacco della schiacciatrice, la numero 8, che ha veramente fatto penare la difesa dell'RP Grosseto. Altro tempo tecnico giustamente in questa fase calda del match, 11-6. Ultime parole da spendere per i coach, per i tecnici nei confronti delle loro ragazze. Thank you.
Ancora buona la battuta di Biagioli che crea problemi, infatti ci danno una free ball. Foligno regala una free ball e qui presa forse dalla voglia di chiudere. Marini chiede scusa, tra l'altro Capitan Marini con molta umiltà tenta di chiudere questo pallonetto, probabilmente il pallone è basso, lo scaglia a rete. Biagioli riceve e va Marini senza fallo, bene Marini in primis, concretizza Finazzi, questo è vero, però Marini va veramente ad alzare un pallone molto difficile. 12° punto per l'RP Grosseto, 7 per l'antico Pastificio Umbro, quinto set. Ancora un cambio nelle fila del Foligno, esce la numero 18, entra ancora la numero 9. Colucci, free ball, va ad appoggiare Erika Ciavattini, Marini serve Finazzi, si fa aiutare dal nastro ma la palla ancora in gioco, bene a muro con Brillo ed è in, viene chiamato fuori questo attacco, oggettivamente l'attacco c'era abbondantemente dentro il campo, lettura totalmente errata della linea difensiva dell'RP Grosseto, tutto da rifare. Finazzi va Marini a contrastare a muro, segue la palla Santerini, aveva anticipato la lettura Santerini ma non riesce a tenere su questa palla, si avvicina all'antico Pastificio Umbro. Chiama un tempo tecnico, interrompe il gioco Luigi Ferraro, non aveva avuto bisogno ovviamente finora di chiamare appunto il tempo tecnico, ma interrompe questo buon break della squadra di casa. Si rientra in campo. Riceve Biagioli, tiene Marini e questa volta il pallone cade. Un altro punto per il nostro palleggiatore. È la stessa Marini che va nella zona di battuta a servire. Attacco a tre per l'RP Grosseto. Ciavattini, Finazzi e al centro Alessia Brillo. Tiene bene in compressione Santerini. Qui una serie di difese, sembrava essere riuscita a tenere anche quella dell'antico Pastificio Umbro, la ragazza è libero dell'antico Pastificio Umbro, non è così, 14-9, match point per l'RP Grosseto. Brillo, prova di prima intenzione, ci riprova ancora. Marini, Santerini, Ciavattini. E grazie a questa alzata di Laura Santerini concretizza il nostro giovane opposto. Sicuramente partita non facile date le assenze nelle fila dell'RP Grosseto. Un applauso ad entrambi le formazioni. Perché è stata una partita assolutamente lunga ma piacevole anche da guardare.